Questo è Digitalia. Fantasia. E supera la fantasia anche l'operato dei nostri burocrati e dei nostri, come dire, in questo caso della Procura di Roma, che ha bloccato l'accesso a Project Gutenberg. Per sbaglio, no? Vi ricordavate che parlavamo dei vari blocchi della finanza, delle varie per impedire l'accesso, la settimana scorsa cos'era, ai quotidiani distribuiti, esatto, via Telegram. Sì, Telegram, come? Ecco, qui hanno bloccato qualche DNS di troppo, qualche indirizzo, hanno allargato troppo qualche maschera IP da bloccare, e Project Gutenberg, che di fatto è la più grande biblioteca a disposizione del genere umano, è stata becceramente imbavagliata. Sì, anche perché se sull'articolo di Summarin c'è proprio lo screenshot dell'ordinanza di blocco via DNS, come le solite cose, il blocco via DNS, come dire, che aggirarlo è più che facile. Quindi ci sono articoli, ci sono siti bloccati, tipo pdfmagaz.in, italiano pdf.com. Quelli sono proprio giornali online, è proprio quell'operazione dei giornali online. Fantastico. Esatto, quotidianionline.blogspot.com, freebookspot.es, e poi c'è Gutenberg, come l'URL, non la trovo, però è gutenberg.org. Vedi, poi tu dicevi la cultura, e esatto, si sono ricordati, Gutenberg a stampa. Stampa, esatto. Per quello, ha cercato su Google stampa e tutto quello che è venuto fuori, hanno fatto una bella keyword search, vaffan. Questa che è digitale, mamma mia, vabbè. Oh, ragazzi, che dire, argomento a piacere, no? Gingilli del giorno, vai ora.